Un saluto a tutti. Perché intraprendere un percorso nutrizionale? Perché migliorare la propria alimentazione? E perché soprattutto iniziare a correggere il proprio stile alimentare? Spesso questo avviene, in base alla mia esperienza, quando i problemi sono già iniziati, quindi quando già qualcuno ha manifestato problemi allo stomaco, a livello intestinale, oppure ha già delle situazioni infiammatorie pesanti, gravi, che influenzano tutta la funzionalità dell'organismo. Oppure quando ci sono dei problemi al sistema immunitario e quindi quando già l'alimentazione scorretta, sbagliata, si è prolungata nel tempo e quindi le abitudini alimentari dannose si sono in qualche modo stabilizzate, sono rimaste lì negli anni e hanno fatto diversi danni all'organismo. Devo dire che è un po' eterogenea la situazione. Le donne in genere iniziano un percorso alimentare, un percorso nutrizionale, perché come quasi la totalità delle mie pazienti afferma, non si vedono bene. Questa è la frase principale che viene detta dalle donne del mio studio, cioè dottoressa, io non mi vedo bene con il mio corpo. Questo significa che proprio a livello della propria femminilità, le donne, quando vedono il proprio corpo completamente deformato da un'alimentazione scorretta, quando vedono accumuli di grasso in alcune zone e comunque non si vedono più come erano prima, iniziano a riconsiderare la propria femminilità e quindi capiscono che il problema è l'alimentazione, è quello che stanno introducendo quotidianamente nel loro organismo. Gli uomini in genere invece si rivolgono a un professionista della nutrizione, a un dietologo, a un nutrizionista, a un biologo, quando già sono iniziati i problemi, quindi quando già hanno dei sintomi, soprattutto a livello intestinale, oppure quando dalle analisi sono già emersi dei valori alterati. Quindi diciamo che questo è il problema principale, cioè si inizia a correggere l'alimentazione quando già si vedono gli effetti di questa alimentazione scorretta. Ma si dovrebbe fare prima questa deviazione, questa inversione di tendenza. Si dovrebbe iniziare a considerare quelli che sono i sintomi lievi. E come si fa questo? Si fa con un diario alimentare, quindi scrivendo un diario alimentare, un quaderno, un blocco di appunti, con tutti gli alimenti che sono stati introdotti quotidianamente nella propria alimentazione, senza tralasciare nulla, quindi anche una caramella, anche un caffè, tutto quello che è stato introdotto nell'organismo nell'arco della giornata e, se possibile, anche per diversi giorni, magari per una settimana intera, con gli effetti di questi alimenti. Vi renderete conto che nel momento in cui andate a redigere un diario alimentare, sicuramente è molto più semplice comprendere i sintomi, eliminando, i fuoripasto, cioè riducendo, sempre di più i fuoripasto, tutti quegli stuzzichini, spuntini che fate, magari limitandoli a due nell'arco della giornata, e semplificando soprattutto, i pasti principali a un piatto unico e a pochi ingredienti, a pochi alimenti. E magari combinandoli anche in maniera diversa, in modo tale da capire se è l'abbinamento il problema, oppure è l'alimento in sé, è l'ingrediente, diciamo così, in sé. Magari anche appuntando il tipo di cottura di quell'alimento, quanto più riuscite ad essere precisi, più, si riuscirà a fare un'indagine accurata nella propria alimentazione, nella vostra alimentazione. In particolare si potrebbero fare delle tabelle, appunto, in cui elencate gli ingredienti del pasto e a fianco mettete il tipo di sintomo che avete avuto dopo. Magari potete indicare il sintomo neutro, quindi se l'alimento non vi ha dato alcun problema, non vi ha né in qualche modo migliorato le prestazioni fisiche né peggiorato. Magari potete mettere un tondino vuoto per un effetto neutro, un cerchietto pieno con, diciamo, colorato oppure un cerchietto nero per un sintomo positivo, quindi se le vostre prestazioni fisiche sono migliorate addirittura, quindi se siete stati particolarmente reattivi dopo, particolarmente svegli, concentrati, se siete riusciti a portare a termine un impegno fisico.
Oppure mettete una X se avete avuto dei sintomi dannosi, ovviamente anche elencando quali sono stati questi sintomi. Per quanto riguarda i sintomi preoccupanti, sicuramente dei raffreddori, oppure delle scariche di starnuti, di colpi di tosse, sono sintomi che vanno considerati e vanno tenuti sotto osservazione. Oppure piedi freddi, mani fredde, ovviamente difficoltà di digestione, affaticamento gastrico, affaticamento a livello intestinale, quindi sviluppo di fermentazione di gas a livello dello stomaco e dell'intestino. Oppure anche proprio una incapacità di concentrarsi in qualcosa, nella lettura, nello studio. Oppure anche può essere una prestazione fisica, una prestazione sportiva che non è stata proprio ottimale. E quindi annotando tutto questo, eliminando, diciamo, semplificando il più possibile la vostra alimentazione anche e soprattutto nei fuoripasto, si può comprendere quali sono gli alimenti più tollerati da voi e quali sono invece quelli che assolutamente sono da escludere e anche gli abbinamenti che non vanno bene tra questi alimenti. In questo modo avete una guida, diciamo. Sicuramente rivolgervi a un professionista può essere molto più semplice, può essere, diciamo, una strada percorribile per chi vuole indagare a fondo diciamo, con una base di conoscenze scientifiche all'interno. Però la consapevolezza deve partire da voi stessi, cioè siete voi a dover comprendere qual è il vostro stile alimentare, qual è la nutrizione che vi aiuta a migliorare le vostre prestazioni fisiche. E soprattutto dovete essere voi a comprendere che in realtà la corretta nutrizione non è una strada per la salvezza, quindi non è un altro sistema per salvarvi dalle malattie, ma è una strada per la salute. E la salute significa consapevolezza del proprio organismo, del proprio corpo e ovviamente anche dei sintomi che vi manda il vostro corpo. In questo modo anche le prestazioni fisiche potranno essere migliorate e quindi potrete arrivare a una completa funzionalità del vostro organismo, una completa espressione di quella che è la vostra manifestazione fisica. Se questo video vi è piaciuto, l'avete trovato interessante, continuate a seguire sempre i video su questo canale, anche la mia pagina Facebook che è Dottoressa Cristina Coccia, biologa nutrizionista, e il mio blog che è curanutrizionale.blogspot.it. Un saluto a voi, alla prossima, a presto.